un'altra cosa, io vi vorrei oggi alle 12:11 annunciare una cosa. Col cazzo che siamo andati sulla Luna! Noi non siamo andati sulla Luna perché dovete sapere che hanno preso un po' di registi americani favolosi, li hanno messi nel deserto dell'Arizona, in un Amman, un bellissimo albergo del deserto dell'Arizona, e hanno girato il finto sbarco sulla Luna. Non siamo mai andati sulla Luna, tant'è che non si è capito per quale motivo non ci siamo poi ritornati dopo, perché non abbiamo preso i minerali della Luna. La Luna è un'invenzione, come il video di Buccia, sono solo invenzione degli americani che volevano sconfiggere i russi per essere più fighi sulla Luna. Effettivamente sembrava un Vabbè. po' troppo ascoltare dalla voce di Nicola Porro: non siamo mai stati sulla Luna, era tutto cinema. Però la frase estrapolata così era davvero credibile, tanto che è circolata, e lo stesso Porro non aveva fatto intendere che si trattasse di una provocazione. Sul sito di Nicola Porro è apparso, eccolo qua: no, non ho mai detto che lo sbarco sulla Luna è un fake, in cui si dice che il video è stato tagliuzzato, e che quindi non si capiva, facendolo partire come è stato fatto su alcuni canali Telegram, che c'era un piccolo preambolo. Il piccolo preambolo era relativamente a un messaggio arrivato nella trasmissione in cui si diceva a Porro sul video del New York Times relativamente a quello che sarebbe accaduto a Bucha. Da qui la risposta di Porro era roba da Spielberg. Quindi stiamo tranquilli, Nicola Porro non si è convertito alla tesi del finto allunaggio. Forse sarebbe stato un po' troppo, magari addirittura pensare che possa aver visto il documentario di Massimo Mazzucco. Rivediamo allora la scena con il preambolo. Video, mi meraviglio di te, Porro, un video americano che, come è noto, sono il top della mistificazione. Eccolo qua. Carlo Zara, fantastico. Il video americano che, come è noto, è il top della mistificazione. Bravi nel girare film. Solo un organismo indipendente può stabilire la verità, non certo gli ucraini, i russi, gli angloamericani. Quindi si finiscano, abbiamo i prosciutti agli occhi. No, 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 tu non c'hai i prosciutti agli occhi. No, no, quello è un video fatto da Spielberg e pubblicato dal New York Times, e quel video è falso. È falso, è falso. Ma guarda, vi dico anche un'altra cosa. Io vi vorrei oggi alle 12:11 annunciare una cosa. Col cazzo che siamo andati sulla Luna! Noi non siamo andati sulla Luna perché dovete sapere che hanno preso un po' di registi americani favolosi, li hanno messi nel deserto dell'Arizona, in un Amman, un bellissimo albergo del deserto dell'Arizona, e hanno girato il finto sbarco sulla Luna. Non siamo mai andati sulla Luna, tant'è che non si è capito per quale motivo non ci siamo poi ritornati dopo, perché non abbiamo preso i minerali della Luna. La Luna è un'invenzione, come il video di Buccia, sono solo invenzione degli americani che volevano sconfiggere i russi per essere più fighi sulla Luna. Vabbè, e Rampini. Certo, se voleva fare una provocazione anticomplottista, poteva farla un po' meglio, un po' più chiara, perché comunque così si capisce meglio, ma è chiaro che se uno prende solo quel punto si capisce un po' meno. Ma a maggior ragione che non c'è stata una sorta di conversione da parte di Porro, guardiamo qualche minuto prima come reagisce a uno che gli dice che gli ha fatto male il vaccino. Eccolo, sedete che il vaccino che cosa ha fatto? Ecco il cretino, ti fa male, ecco il LinkedIn user, il vaccino mi fa male, ecco. Guarda, ci sono anche dei rettiliani, ci sono anche dei rettiliani che in questo momento mi stanno facendo male. I coglioni, il mondo è pieno di coglioni. Cioè io posso dire una cazzata, ma che sia il vaccino a farmi male dimostra come ci siano dei coglioni che mi seguono, dei cretini che mi seguono. Sapete cosa? Io vorrei meno gente che mi seguisse. Voi non mi dovete seguire, non seguite questa cazzo di zuppa. Uno che pensa che io abbia cambiato la mia idea perché mi sono fatto il vaccino è un coglione, ma un coglione che non voglio qua vicino a me, non lo voglio. È meglio quello che mi dice ti paga Berlusconi, è meglio, io voglio quello che mi dice sei pagato da Berlusconi, perché quello è semplicemente un cretino. Ma se uno che mi dice che pagato Berlusconi è un Berlusconi, sei pagato da Berlusconi è un cretino a cui che posso prendere a calci nel culo dal punto di vista metaforico, ovviamente, uno che mi dice che sono stato rovinato dal vaccino. Niente. Questo è uno che è nato col borsello, è uno che è nato, che esce dal grembo della madre con il borsello. Se uno esce dal grembo della madre col borsello e la canottiera, non c'è un cazzo da fare. Perché mi segue? Perché mi segue? Io non voglio essere seguito da quello col borsello e con le scarpe col cararmato di Prada. Non mi dovete seguire, porca puttana. Come faccio a dirvelo? Il vaccino fa male, eccola un'altra.
Sì, potrebbe far male, però vi assicuro che quello che penso non deriva dal vaccino. Vi arriva in questo cervellino qua? Non serve aggiungere altro. Siamo tutti nati col borsello e col borsello magari andremo nella sua luna.